rappresentazione teatrale ad Aragona per beneficenza a cura del Rotary Club con Lesicani e con il protagonista il gruppo teatrale Oi Filoi, diretto da Totò Parello. Il servizio di Gaetano Ravanà. Addio, addio, amore, io vado via. Forti emozioni e ripetuti applausi allo spettacolo presentato sabato scorso, Le miniere, i Carusi e la luna di Giaula, a cura del gruppo teatrale Oi Filoi, città di Aragona, è portato in scena nel Teatro Armonia di Aragona per la regia di Federico Marotta su iniziativa del Rotary Club con Lesicani, il cui ricavato è stato interamente destinato alla Rotary Fondazione che finanzia progetti sociali. L'opera ha rappresentato storie vere, in particolare ha rivisitato l'amara realtà dei minatori e dei carusi delle nostre miniere, un tempo fonte di ricchezza per l'economia siciliana. Ciò che è stato narrato è frutto di storie vere arricchito da riferimenti letterari delle pagine di diversi scrittori siciliani come Pirandello, Sciascia, Buttitta, Levi, Geraci, Di Giovanni e altri, e sottolineato da colonne sonore di grande impatto emotivo. I quadri scenici hanno raccontato alcuni momenti ed episodi importanti della nostra storia: la vendita dei carusi, la morte in miniera, la violenza subita dai carusi e dalle donne costrette a scendere in miniera per sfamare le proprie famiglie, la fuga dalle pestifere esalazioni per ripararsi anche nel rischioso mondo della guerra, gli scioperi dettati da una secolare disperazione per la richiesta di giustizia, lo sfogo nel vino per dimenticare le amarezze di una vita di stenti e di fatica, la chiusura delle miniere che determinò un massiccio esodo migratorio che si aggiunse a quello del patto italo-belga. La rappresentazione è stata un'opportunità di elevata valenza storica e sociale, un'occasione straordinaria per fare riscoprire il nostro passato e fare acquisire coscienza delle proprie radici e della propria identità. Molta la commozione e l'approvazione del caloroso pubblico che ha accolto emotivamente il pianto di Giaula, che di fronte alla luna si eleva e si sublima, riscattandosi come un eroe della disumanità della sua vita. L'associazione del gruppo teatrale Oi Filoi Città di Aragona del presidente Totò Parello, oltre che con la commedia Il berretto a sonagli, si prepara così, con quest'altro lavoro di pregevole fattura, ad allietare le piazze siciliane nel corso dell'imminente stagione estiva.